Pioli, alzate la mano e prenotatevi, grazie. Andiamo subito da Michael Cuomo, Tele Lombardia. Prego. Mister, buonasera. Buonasera. Dovrebbe sentirmi? Sì. Okay. Mi sembra la tua domanda che nella tua testa c'è il derby, non nella nostra, non c'era il derby, adesso sì, adesso che sono qui sì che penso al derby, ma non prima della partita e non i ragazzi durante la partita. Secondo me è vero che abbiamo preso qualcosa al sesto minuto, ma l'impatto era stato quello giusto, poi abbiamo perso una palla nella nostra metà campo, abbiamo subito il gol, abbiamo giocato contro un avversario molto forte, nel primo tempo a livello tecnico, a livello di lucidità nelle scelte, soprattutto con la palla non siamo stati così lucidi, ma poi dopo abbiamo ripreso la partita, l'abbiamo giocata con veemenza, con intensità e anche con la giusta qualità. Peccato non averla vinta, perché è quello che volevamo e quello che volevamo dare anche ai nostri tifosi. Poi per quanto riguarda il derby, Calabria ha preso un colpo in testa, non era molto, diciamo, presente, comunque non credo che possa essere una cosa da non recuperare per il derby. Rebic ci vediamo nei prossimi giorni, sta un po' meglio, vediamo, abbiamo ancora 2 o 3 giorni per capire se potrà essere disponibile. Traduzione. Buonanotte mister, è vero che io falo che nella prima parte parecchia che il fuoco di time stava nel derby, nel gioco contro l'Inter di domingo, e queria sapere anche qual è la situazione con Calabria e Rebic pensando nel prossimo gioco. La risposta fu no, io acho che il derby probabilmente stava nella sua cabeza, perché non è vero che il nostro fuoco stava na Inter, na primeira parte. É verdade que sofrimos gol depois de 6 minutos, mas acho que a entrada em campo foi boa. Depois não faltou um pouco de assim, cabeça fria, lucidez, mas na segunda metade colocamos intensidade e qualidade no jogo. Claro que queríamos ganhar e não podemos fazê-lo. E Calabria pegou uma pancada na cabeça, teve um pouco de dor de cabeça, mas não estamos muito preocupados e com o Rebic vamos ver nos próximos dias. Andiamo da Fabio Conte, área. Buonasera Stefano. Buonasera. C'è più rammarico per l'interpretazione dei primi 20 minuti del primo tempo, soddisfazione per la reazione del secondo tempo? Quanto deve crederci ancora Milan? Un po' entrambe le cose, a metà, nel senso che sicuramente il secondo tempo abbiamo giocato bene, con intensità, e il primo tempo abbiamo fatto più fatica, quindi potevamo fare sicuramente meglio, perché in queste partite devi starci dentro per 95 minuti, con qualità, con intensità, con attenzione, con lucidità, e purtroppo non averla vinta ci complica un po' tutto il percorso, ma ciò non toglie che giocheremo ancora altre due grandissime partite di grandissimo livello contro due avversari fortissimi, cercheremo di fare bene, cercheremo soprattutto di provare a vincere la prima partita in Champions, perché lo vogliamo. Buonanotte mister, la pergunta era, è mais a raiva pela atuação do primeiro tempo ou a satisfação pela segunda parte, e quanto o Milan ainda pode acreditar na qualificação? A resposta foi, eu acho as duas coisas. Claro que no primeiro tempo foi difícil, e a segunda parte foi muito melhor, colocamos intensidade, foco e qualidade, mas nesse jogo da Champions League você tem que botar essas qualidades durante os 90 minutos, mas agora temos 2 jogos mais e vamos tentar ganhá-los. Andiamo da Massimo Canta, Carta Canta Web. Sì, ciao mister. Ciao. Il Milan ha dimostrato di poter stare sempre in partita questa sera, no? Che l'avrebbe lottato fino in fondo, ma che cosa è mancato per vincerla completamente la partita? Secondo me più precisione dal punto di vista dei passaggi nel primo tempo, anche perché il porto ha tenuto una linea molto alta, c'era la possibilità di palleggiare un po' meno e di giocare un po' più profondo con i tempi giusti. A volte ci siamo smarcati e abbiamo attaccato a profondità con i tempi giusti, a volte però il servizio tecnico non è arrivato, non è
nello spazio adatto, a volte invece non abbiamo nemmeno guardato avanti, quindi credo che dal punto di vista della lucidità nel primo tempo potevamo fare delle scelte migliori. A che instante foi boa noite, mister. O Milan demonstrou que é capaz de lutar até o final, mas o que faltou nesse jogo para ganhar? A resposta foi: eu acho que, sobretudo, foi a precisão dos passes no primeiro tempo, quando a linha do Porto estava muito alta e tinha espaço para buscar a profundidade, mas não fizemos muito. E eu acho que fazendo essa melhor, poderíamos ter criado mais dificuldades ao Porto. Última, andiamo da Giovanni Delia. Giovanni, ci senti? Prego. Sì, eccomi. Buonasera, mister. Buonasera. Mi chiedo, forse non ho funzionato la prenotazione di gioco, cosa ha detto la squadra una volta entrati negli spogliatoi? Grazie. L'ho detto prima, non ha funzionato che nella gestione della palla, ripeto, qualche volta dovevamo andare un po' più profondi, qualche volta dovevamo avere più cambio gioco, non ci siamo riusciti. Loro è altrettanto vero che il Porto ha fatto una pressione nel primo tempo molto molto forte ed è inevitabile che doveva calare, così è stato nel secondo tempo. Nell'intervallo ho detto alla squadra che bisognava fare delle scelte più lucide, più adatte alle situazioni di gioco, che c'erano tutte le possibilità per riprendere la partita. E i ragazzi sono stati bravi perché l'hanno ripresa e hanno voluto provare a vincere fino alla fine, purtroppo poi non siamo riusciti a segnare il secondo gol. Pergunta foi o que é que não funcionou, mister, na primeira parte e o que você falaste nos jogadores durante o intervalo. Como já falei, eu acho que o que não funcionou muito bem no primeiro tempo foi a gestão da bola, porque tínhamos a possibilidade de cambiar jogo mais. Claro que o Porto botou muita pressão e era difícil para nós, mas não podia durar todo o jogo e diminuiu na segunda parte. E no intervalo eu falei para os jogadores de ter um pouco mais de cabeça fria e lucidez, mas que tínhamos a possibilidade para empatar, e os jogadores foram parabéns porque também tentaram de ganhar o jogo. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.